Il 21 giugno del 1969, un breve comunicato stampa diramato dalla Fiat così dichiara: in seguito all'incontro del presidente della Fiat, dottor Giovanni Agnelli, con l'ingegnere Enzo Ferrari, è stato deciso, nel preminente intento di assicurare alla Ferrari Automobili continuità e sviluppo, che il rapporto di collaborazione tecnica in atto con la Fiat si trasformerà entro l'anno in partecipazione paritetica. È in pratica l'atto che sancisce l'ingresso della casa di Maranello nel gruppo Fiat, ma è anche l'ultimo capitolo di una storia di collaborazione iniziata anni prima e di cui la Fiat Dino Spider, qui ripresa, può essere considerata il primo frutto. Questo Spider, che non sembra invecchiare mai, simbolo degli ultimi anni 60, rappresenta infatti la prima vettura realizzata in collaborazione tra la Fiat e la Ferrari. Nella videocassetta che quest'opera ha dedicato alla stirpe delle Dino, si racconta in modo dettagliato la nascita della collaborazione tra la Ferrari e la Fiat. Qui vale la pena però ripetere come il rapporto abbia portato alla costruzione di questa Spider. Nel febbraio 1965 la Commissione Sportiva Internazionale varò le regole tecniche relative alla nuova Formula 2, che sarebbe entrata in vigore a partire dal 1967. E fissò a 500 il numero di vetture che avrebbero dovuto essere prodotte con un motore di cui si sarebbe poi chiesta l'omologazione. Ferrari, che nel suo motore Dino V6 aveva già quello più idoneo a questo scopo agonistico, chiese l'aiuto della Fiat per poter produrre entro il 1966 almeno 500 auto mosse da un propulsore base da cui poi avrebbe ricavato, in base ai regolamenti, quello per la categoria di monoposto. Agli inizi degli anni 60 eravamo in pieno boom economico e la Fiat, in continuo sviluppo, produceva migliaia di autoveicoli l'anno con l'obiettivo di conquistare la leadership del mercato in Europa. In Fiat, al tempo stesso, si aspirava a costruire una vettura simbolo che facesse parlare di sé e della stessa casa di Torino. Fu quindi accettata la proposta di Ferrari di costruire un'auto equipaggiata con un motore progettato a Maranello. Un'auto che, visto l'abbinamento, avrebbe senz'altro raggiunto lo scopo pubblicitario cercato e avrebbe dovuto chiamarsi Dino dal nome del motore stesso, così denominato, per ricordare il figlio di Ferrari prematuramente scomparso. Risolti dunque i problemi iniziali di adattamento del motore e affidata ai tecnici Fiat la costruzione della Spider, al Salone Automobilistico di Torino del 1966 fu presentata la Fiat Dino Spider, poi realizzata nei 500 esemplari necessari per l'omologazione. A carrozzare questa piccola Fiat fu chiamato Pininfarina, che compatibilmente con il progetto meccanico diede il massimo, disegnando uno degli Spider a tutt'oggi fra i più belli della storia dell'automobile. Ma in Fiat non si diede il là solo ad una vettura Spider, ma si incaricò Bertone di studiare una coupé di linea slanciata, ancora oggi apprezzata da molti collezionisti, e presentata quasi un anno dopo al Salone Automobilistico di Ginevra del 1967. Tornando allo Spider, c'è da dire che al Salone di Torino, dove comparve per la prima volta, la Ferrari praticamente in concomitanza aveva presentato la sua Dino Berlinetta GT, prototipo mosso da un motore Dino a 6 cilindri, opportunamente potenziato rispetto a quello installato sulle Fiat Dino e antesignano della 206 GT, che sarebbe stata prodotta a partire dal 1968. C'è da aggiungere che nel caso della Spider si può parlare di una vettura a trazione posteriore a 3 posti, mentre nel caso della coupé di una trazione posteriore con 4 veri posti. E veniamo dunque al motore, che non ha torto, può essere definito un Ferrari rivisto e corretto dalla Fiat. Come si è detto, è un 6 cilindri a V di 65 gradi, con una cilindrata complessiva di 1986,61 cm cubi, in grado di esprimere una potenza massima di 160 cavalli a 7200 giri al minuto. Sulla testata, la scritta Dino svela la sua origine, ma proprio la sua origine corsaiola, in fase costruttiva, mostrò i suoi lati negativi per un propulsore destinato ad una vettura di grande serie. Anche dopo l'omologazione dei 500 motori costruiti, in Fiat si continuò a studiare su questo propulsore e nel 1969 Spider e Coupé furono dotati di uno di 2419,22 cm cubi di cilindrata con una potenza aumentata a 180 cavalli a 6600 giri al minuto, reso più affidabile dal monoblocco fuso in ghisa con canne integrali. In precedenza, nella versione del 1966, il motore era tutto in lega leggera con canne riportate.
Non c'è dubbio che nella seconda versione, pur conservando il nome Dino, il propulsore sia diventato sempre più Fiat e sempre meno Ferrari. Tornando alla prima versione, la distribuzione era data da quattro alberi a camme in testa azionati da doppia catena. Come cambio era stato utilizzato uno della Fiat, sostituito nella seconda versione potenziata da un cambio ZF. Ovviamente per ospitare la seconda serie di motori erano state apportate delle modifiche strutturali al telaio e alle sospensioni, anche se apparentemente le vetture delle due serie differivano in pochi particolari di carrozzeria, come la calandra, il paraurti con listelle in gomma, le ruote di nuovo disegno e una nuova console. Sia nel modello della Spider 1966 che in quello della Coupé del 1967, che per finire nei modelli rinnovati nel 1969 con motori di maggior cilindrata, i propulsori fanno ancora oggi piacevolmente sentire la loro grinta corsaiola. Al volante di queste vetture si poteva e si può sognare di trovarsi su Gran Turismo più potenti. Per quanto riguarda le sospensioni della prima Fiat Dino Spider con motore di 2000 cm3, i tecnici di Mirafiori hanno utilizzato nell'avantreno quadrilateri deformabili, formati da bracci triangolari sovrapposti, integrati da una barra antirollio. Mentre il retrotreno è ancora un tradizionale per quegli anni ponte rigido con balestre monofoglia longitudinali e con puntoni di reazione ancorati che costituiscono nell'insieme un parallelogramma di Watt. Nel 1969, invece, il retrotreno fu sostituito con quello a ruote indipendenti, già impiegato con successo sulla Fiat 130. L'impianto frenante, invece, è composto da quattro ampi dischi autoventilati, una vera novità nel 1966 a livello europeo. La Fiat, in quegli anni, dichiarava 210 km all'ora come punta massima di velocità per la Spider e 200 per la Fiat Dino Coupé. Anche nell'abitacolo, questa piccola Fiat sembra quasi voler rivendicare la paternità Ferrari. L'aspetto del volante, del cruscotto e della console rivela uno spirito corsaiolo improntato all'essenziale e anche la posizione di guida rispecchia questa tendenza. I sedili in similpelle sono di forma avvolgente, con lo schienale ribaltabile per consentire l'accesso allo strapuntino posteriore dove può trovar posto una persona adulta di piccole dimensioni o un bambino. La strumentazione, facilmente leggibile, è completa. Anche le tre leve di comando del riscaldamento e dell'aerazione sono all'insegna dell'indispensabile e sono poste tra i due sedili vicino al freno a mano. Solitamente le vetture scoperte hanno un arredamento interno molto semplice e in grado di resistere alle intemperie. Su questa Spider, invece, il pavimento è ricoperto di moquette di colori vivaci. I pannelli delle portiere, infine, sono in similpelle, con colori intonati a quelli dei sedili. Anni fa, sia le Fiat Dino Spider che le coupé, in particolar modo quelle della seconda generazione, venivano per così dire cannibalate per ricavarne motori per poter restaurarne altri, presenti magari su auto importanti come Dino 206 GT, Dino 246 GT e Lancia Stratos. Ormai però anche la Fiat Dino Spider e la coupé hanno riacquistato nel mercato del collezionismo il posto che loro compete. E non poteva essere diversamente per queste prime mezzo sangue Fiat e Ferrari, le uniche del resto ad aver abbinato la tecnologia della grande casa automobilistica di Mirafiori all'estro e alle glorie sportive della casa di Maranello.